Un cordiale saluto, gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda questa edizione live del nostro web giornale. Ucciso il padre nell'appartamento in cui vivevano insieme con 33 coltellate. Il processo a suo carico si è concluso con una soluzione per non imputabilità, visto il totale vizio di mente. Dunque la Corte d'Assise di Trieste, presieduta da Igor Maria Rifiorati, ne ha disposto la pena detentiva in un REMS per almeno 10 anni. Si tratta di Sherif Vadan, giovane cittadino egiziano di 28 anni, che nel settembre del 2021 accoltellò per 33 volte il padre Ashfar, di 55, imputato per omicidio volontario aggravato. Il giovane aveva raccontato di aver ucciso il padre perché si sentiva minacciato, dunque lo aveva colpito in un momento in cui l'uomo era distratto, continuando a sferrare coltellate e a inseguirlo anche quando Ashfar aveva tentato di sfuggirgli riparando in altre stanze dell'appartamento. La Corte ha accolto la richiesta del pubblico ministero Federica Riolino. Il processo è stato celebrato perché da un precedente perizia psichiatrica era stata stabilita la capacità processuale di Sharif, per il quale era stata comunque diagnosticata schizofrenia paranoide. Sta suscitando polemiche la prossima visita di Vittorio Sgarbi a Casarsa della Delizia, prevista per giovedì 8 febbraio, dove dovrebbe tenere una lezione spettacolo su Caravaggio al Teatro Pierpaolo Pasolini. Oggi sul tema è intervenuto il Movimento 5 Stelle con il consigliere regionale Mauro Capozzella, che ha criticato l'ente regionale teatrale che si ostina a tenere nel proprio carnet l'onorevole Vittorio Sgarbi con le sue lezioni sulla pittura che vanno in scena nei teatri della regione, chiedendo conto di quali eventuali compensi percepisca. Capozzella parla di una presenza oggi più che mai al centro di polemiche, inchieste giudiziarie e risvolti politici nazionali che avrebbero già da tempo aver messo lo stop alla sua presenza nel circuito dell'ERD. È cominciata ufficialmente la visita ad Limina Apostolorum dei vescovi della Conferenza Episcopale del Triveneto. La visita si svolge in Vaticano e nella città di Roma, dove si trovano le tombe dei grandi apostoli Pietro e Paolo, e si concretizza nell'udienza con il Santo Padre giovedì in una fitta serie di incontri con i vari dicasteri vaticani e in momenti di pellegrinaggio alle basiliche papali della città capitolina. I vescovi hanno avuto in Vaticano, nella giornata di ieri, l'incontro con il dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti e con quello del clero. Nel pomeriggio hanno avuto una breve riunione con la Conferenza Episcopale Triveneto. Chiudiamo con lo sport. La Triestina Calcio ha comunicato di aver affidato l'incarico di allenatore della prima squadra a Roberto Bordin fino al 30 giugno prossimo, con opzione di prolungamento in caso di promozione in Serie B. Bordin torna a Trieste dopo aver giocato con la maglia labardata nella stagione 98-99 in Serie C2 e aver diretto la prima squadra per gli ultimi 7 turni della stagione 2015-16 in Serie D. In 21 anni di carriera, Bordin ha collezionato oltre 300 presenze in Serie A con Cesena, Atalanta e Napoli prima di ritirarsi nel 2005. Chiudiamo qui questa edizione live. Ulteriori news, come sempre, sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.